Vuoi vedere qualcosa di bello ed incredibilmente British? Un pezzo di storia che è andato via per sempre? Un'imperdibile mostra a Kensington Palace celebra la vita, lo stile e l'eleganza della principessa Diana a 20 anni dalla sua tragica scomparsa. Sigla! La mostra, inaugurata lo scorso 24 febbraio, si protrarrà per tutto l'anno fino al 2018. I visitatori potranno letteralmente entrare nel guardaroba di Lady Di, la principessa più nota ed amata degli ultimi decenni. Sin dalle sue prime apparizioni pubbliche nel 1981, Diana, principessa del Galles, ha catturato l'attenzione dei media di tutto il mondo e non solo in qualità di membro della casa reale britannica, ma anche come icona di stile e moda, trendsetter, mecenate e sostenitrice di meritevoli progetti di beneficenza. L'esposizione a Kensington Palace è organizzata in maniera tematica e si divide in differenti sezioni che illustrano cronologicamente l'evoluzione dello stile e del gusto della principessa. A partire dagli abiti più semplici e romantici delle prime apparizioni, come quello a pois per esempio, passando per quelli con maniche e spalline anni 80 per arrivare al glamour e all'eleganza o allo stile impeccabile e deciso degli ultimi anni della sua vita. I curatori hanno riunito una straordinaria collezione di capi che includono sia gli abiti eleganti da sera, indossati per gli impegni ufficiali negli anni 80, sia i raffinati, freschi e moderni tailleur firmati Catherine Walker, che realizzò per Diana negli anni 90. Poi ci sono anche vestiti più classici e sobri per gli impegni di lavoro e giornalieri. Highlights dell'esibizione includono capi unici divenuti oramai un'icona di stile e moda, come la Emmanuel Blues color rosa che Diana indossava per il ritratto ufficiale di fidanzamento e l'abito di velluto nero firmato da Victor Edelstein, usato in occasione del famoso ricevimento alla Casa Bianca, in cui la principessa ballò con John Travolta. Una sezione della mostra è dedicata alle interviste rilasciate ad alcuni designer e stilisti che hanno realizzato per la principessa magnifiche creazioni sartoriali. Questi raccontano inoltre di storie inedite e vicende personali legate ai membri della famiglia reale. Particolarmente interessanti sono alcuni aneddoti relativi ai segreti che si celano dietro il confezionamento di alcuni abiti realizzati con l'aiuto e la partecipazione della stessa principessa. Così racconta Ellery Lynn, curatrice della mostra. Diana era consapevole dell'effetto che le sue scelte sartoriali potevano avere a livello diplomatico e del modo in cui la sua immagine poteva essere interpretata, oltre all'importanza che esse potevano rappresentare per il futuro degli stilisti da lei scelti e dall'industria della moda britannica più in generale. Per questo poneva estrema cura nella presentazione di ogni suo singolo capo. Kensington Palace, che fu la residenza reale a Londra della principessa per oltre 15 anni, in concomitanza con la mostra principale, ospiterà anche un'esibizione di orticoltura, anch'essa dedicata a Diana. È stato allestito infatti un bellissimo giardino temporaneo, disegnato e progettato usando esclusivamente piante, fiori ed alberi ispirati ai ricordi e agli episodi più importanti della vita della principessa. Sono stati scelti i fiori preferiti di Diana e quelli che meglio esprimono il suo stile e la sua immagine, tra cui tulipani, narcisi, non ti scordar di me, le bellissime rose bianche inglesi, piante ormentali, margherite, cosmos e varie specie di graceful gowra. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di moda. E per gli amanti della principessa Diana, ancora oggi nel cuore della maggior parte dei britannici e non solo. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook, metti mi piace alla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto Mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!